Io incrocio le dita, ti prego. Papà Vegas, ho comprato i bauli, ma non ho trovato lo stregone. Gigante e strega, the cancer deck is real. E c'è che le bari, ah. Mamma mia, che culo. Sono più che certo che questo non sia il corretto utilizzo di un cappello. Soprattutto se è di Pokémon in un video di Clash Royale. Beh, probabilmente neanche questo. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Oggi penso di avere un botto di sorprese in serbo per voi. Punto numero 1. Hanno inserito la sfida del doppio Elisir. Però non andremo a farla oggi, ma la farò nei prossimi giorni, così poi la vedrete successivamente. Raga, no, noi vogliamo lo stregone elettrico. Ed è per questo che ho 9400 gemme. Eh no, non è a caso che ho quelle gemme, assolutamente. Intanto potenziamo la tronco, che tra l'altro direi è devastante. E adesso dobbiamo fare una bella decisione. Prendere due bauli super magici oppure andare alla ricerca in 10 bauli magici della carta dello stregone. Tan 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 tan. A parità di quello che ti offre è la stessa cosa, soltanto che secondo me qua c'è più probabilità. Quindi ragazzi, un bel sospirone, 4600 gemme e incrociamo le dita per trovare le 22 epiche. Abbiamo il Mega Sgherro, carta rara, ancora rara, il domatore di cinghiali, molto bene, il mini pack, oddio sì, ti prego, ti supplico, frecce, le me la date tutte. Ah, l'ultimo, devo uscire l'epica, 22 epiche, 22, oh, calmi raga. Calmi. Allora, sono in mutande con le infradito e sto per trovare una leggendaria che mi auguro sia lo stregone. Io incrocio le dita, ti prego. No! Vacca obesa che voli nel cielo con la lava che ti cola dal naso. Fai schifo. Lo so che il mastino lavico fa comodo, ma non è quello che volevo. Ah, che delusione. Vabbè, a sto punto ne apriamo un altro. E chi si è visto, si è visto. E dai, dammi sterare, ti prego. No, non fare scherzi, bello buono. Domatore di cinghiali. Con questa abbiamo messo a posto le comuni. Con questa andiamo da poche parti. No! I miei soldi! Papà Vegas, ho comprato i bauli, ma non ho trovato lo stregone. Lo so che ho sfiga. Ma come che non mi rimedio? Sono un figlio ingrato. Tu sei un padre ingrato. Ora ti rubo i soldi alla carta di credito, stronzo. Siamo pronti per aprire altri 3 bauli super magici. 5 in totale, poi andremo a fare una partita. Il bauli di prima non mi hai dato le epiche. Questa cosa mi è rimasta qua e non va affatto bene. Ma hai capito quanto cazzo costano di sti bauli? Cioè uno deve aprire un mutuo in banca per trovare uno cazzo di stregone. Ma stiamo scherzando? 2 streghe. Strega, stregone, vanno d'accordo. E le comuni ce le abbiamo. E siamo a 9. Ne mancano 14. Ti prego. Ti prego, non fare così. Non fare. Sì! Sì! Oh mio Dio! Eccolo che lo sento che arriva! Eccolo! No! Stupido! Va bene che hanno aumentato la possibilità di trovare le leggendarie, ma che siano quelle buone almeno. E che caspita! Siamo al limbo di prima. 12 bauli o 2 bauli super magici? Non lo so. Cari amici, per il bene del video, apriamo i bauli magici. Secondo me potremmo avere fortuna anche qua. Non è mai detto il contrario, perché non si sa mai. Cioè, sti bauli sono strani, non si capisce nulla. Frecce, spirito del ghiaccio, scheletri. Adesso mi dai le rare. Acab. E un baule è bello che è andato. 8884 il destino. Non demordiamo. Ci riprovo ancora. Oro. Va bene, quello lo sappiamo. I goblin. I goblin lancieri. La rara. Attenzione. È uscita la rara. Se ora uscisse un'altra rara, lui dice: no, l'altra è fanculo! Lo fanno apposta, eh? È una fregatura, raga. Cioè, non lo troveremo mai. Quel cazzutissimo stregone elettrico, maledetto. Quanto ho patito nella sfida, quella lì del torneo per ottenerlo. Bene, ho patito a lungo e non ci sono riuscito. E non lo troveremo neanche oggi. Guarda, 7 rare. 16, sono 23. E 4 guardi. Scheletri, Tesla. Cannone. Moschettieri, 10. Me ne dai altri 12 adesso? No, non ci siamo proprio. Mortacci tua. E un altro 88 conferme. Da oggi è la festa, la fiera. La sagra dell'88, aperto i battenti per tutti. Bene, 771 oro,
3 giganti e 5 lapidi, siamo a 8. Le frecce e a metà posto le comuni. 8 e 15, 23. Dammi le epiche. Ti prego, un'altra epica. Sì, sì. Fermi, fermi, raga. Boni, calmi. Ti supplico. No, il minatore. Penso di essere l'unica persona che piange quando trova le leggendarie, perché non sono mai quella che vuole. Madonna mia, mi ricordo per la tronco ci sono voluti 6 mesi. 6. Ma neanche per un parto manca poco. Però il bavole magico ci ha dato una leggendaria. E siamo già a 4. Io direi di concludere con l'apertura di un baule super magico, con la speranza di non rimanere delusi. Perché porca miseria, se neanche mi ci fai trovare una leggendaria, io ti taglio la gola. Spirito del fuoco, dammene tanti, devi darmene tante di comuni, lo capisci? Va bene, forse a comuni ci siamo. No, adesso ci siamo. Quindi adesso dovrebbero uscire tutte le rare in un unico botto. E non sono uscite! Fottiti gioco, fottiti! Ma che idea è morta, apriamo anche quest'ultimo baule. Rieccolo l'88, no ragazzi, oggi è destino, cioè c'è poco da fare. 3 estrattori, la capanna, la sfera infuocata, il razzo, gli spiriti del fuoco e il principe. Niente! Sapete cosa vi dico? C'ho l'oro, c'ho le carte da potenziare e dagli sti 50.000 all'arciere che arriva a livello 12 e porca miseria polverizza qualsiasi cosa gli passi davanti. Facciamo un paio di partite, giusto un paio? The Doctor, direttamente dall'India. Bombarolo contro il grandissimo golem di ghiaccio, che sto rivalutando per quanto riguarda la difesa, ma per quanto riguarda l'attacco fa veramente pena. La principessa lì deve esplodergli quell'aggeggio subito, grazie, il mio golem mi ha imploso la marina. Ok, no, non ci credo. Stai scherzando sul serio? Come ho fatto a perdere le mie truppe? Dove è finita la principessa? Dove sono finiti tutti i resti degli eserciti? No, 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 stai a fare la scossa, ti rendi conto? Sono già in svantaggio. Perché ha tirato la razzo sul golem di ghiaccio, ora che ci penso? Secondo me dovremmo ributtarne un altro per fargli fare la stessa mossa, perché per noi è un dannatissimo più 4. Vi rendete conto di questa cosa? Li facciamo così. Golemino qua. Prendili, prendili, prendili. Non li ha presi, non ci credo. Vai. Come perdere una base, raga. Tutorial by Stepney. E vai. E dai così. Sono senza parole. Spero che quel gigante riesca a prendere la torre, altrimenti è stato tutto completamente inutile. Una bella scarichetta. 158 di vita. Ce l'abbiamo fatta. Va bene. Uno pari e siamo tutti felici e contenti. Non ho considerato che la mia torre ha la metà della vita. Però non possiamo stare a attaccarci a tutte queste cose. Cioè, se no, non c'è mai tregua, ragazzi. Rendetevi conto di sta cosa. Qui ci siamo difesi alla grandissima, direi. E ora parte la combo. Gigante e strega. The cancer deck is real. Tieni pronta la scarica. Vabbè, la scaricozzo così. Ci sono anche loro. Loro non ci piacciono per niente. Infatti li fermeremo a tutti i costi. Il gigante fa i suoi danni. E nemmeno pochi, mi azzarderei a dire. Serve assolutamente una tronco, perché ogni danno va respinto. La sua principessa, beh, è abbastanza scomoda. Devo assolutamente guadagnarmi la tronco. Dov'è? Dov'è la mia tronco? Grazie. E devo fare per forza così, allora. La tronco è arrivata adesso. Ancora all'attacco. Ancora più cattivi di prima. Ti prego, gigantone, arriva in fondo. Sarebbe il top. Mi raccomando, non ti far fregare. Ci siamo. Siamo laggiù, raga, eh. Ci siamo. 600. 300. Va giù. 100 di vita. Serve un colpo di tronco. 29 di vita. Io mi mangio le mani, eh. Io mi mangio le mani. Ce la portiamo. Cazzo. Sì, sì, sì. Vai così. Ottimo, era partita molto male, ma è finita molto bene. E c'è che bari. Ah, mi pare il minimo farne un'altra. Che fai, non giochi con il giapponese di turno? Splitta pure l'esercito, per me non è un problema. Ah, chi di strega ferisce, di strega perisce. Anche il nostro opponent ha la strega, però devo dire di essermela giocata molto bene io, eh. Portalo via dalla principessa, non ci sono riuscito. Aia, c'ha quello. Sono accorto troppo tardi della torre infernale e ho perso il gigante. Va bene, posso starci, non è un problema. Prendo un bel po' di danni purtroppo dal drago della strega, ma è il giusto compromesso, dobbiamo accettarlo. Vai così, golem davanti, sempre principessa dietro. Ricordiamoci che ora arriverà il minatore. Oh, che palle la valchiria, ma è un caterpillar, non va giù. Dunque, mamma mia, che culo. Siamo stati fortunati. Abbiamo guadagnato poco, ma abbiamo guadagnato. Secchiamoglielo. Thank you very much. Adesso io direi che possiamo fare anche la mossa con il gigante.
tenendo a mente che c'è bisogno della scarica. Per ora siamo in svantaggio, quindi il gigante lo farei partire dalle retrovie più retro che ci siano. Più o meno dalla partita di prima lo facciamo partire, così nel momento in cui arriva siamo a posto con l'Elisir. Mettici anche il bel golemmino di ghiaccio davanti, così si prende i danni più sostanziosi. Eccola che arriva. Bene, la torre c'è. No, perché ha già focussato il mio gigante? Ma che due coglioni! Cacciatelo giù, cacciate giù la torre. Non ce la fa mica, sai. Gigante e gigante. Ho due giganti. Capite cosa vuol dire? Che ho due avevo due fottutissimi giganti e non ce li ho più. Vabbè, dettagli. Bravo, bravo, ho ripreso un botto di danni. Sono tornato in vantaggio. Yes, baby. Quello che caspita è fermare il mastino lavico immediatamente. Grazie, bella roba. Difesa perfetta. Cioè, non avrei potuto fare in modo migliore di così. E la voilà, la palla di fuoco che arriva costantemente nei miei denti. Serve la scarica, mi serve la scarica. Fermalo, fermalo così, sai. Tiralo giù, buono. Si vince questa, raga. Ce la portiamo a casa. Andiamo, 2 su 2. E ora vinciamo anche la terza, ma chi se ne frega. Buttagli sto split d'arcieri come solo tu sai fare. Bello lì, prenditi tutti i colpi in faccia. Grazie mille. È andata perfettamente. Adesso manca solo il gigante qua davanti alla strega. Ci siamo? No, non lo superare, non lo superare. Bravo! Tornato indietro. Scarica pronta, raga. Pronta la scarica. È fondamentale. Il gigante deve avere almeno 3 colpi di vita. 1, 2 e 3. E 4. Bene. La principessa qua ci salva il culo. Se mette di nuovo i bellissimi barbari scelti, questo lo perdiamo. No, no, non lo voglio perdere, non lo voglio perdere. Buono. Ho dovuto fare questa mossa, ragazzi, per evitare che il bombarolo uccidesse la principessa. Fidatevi che era inevitabile come mossa e dovevo farla per forza. I barbari scelti sono stati counterati, direi. Non avrei dovuto buttarli questi. Che caspita devo farci? Tieni, un po' di danno gratuito su torre golem prima possibile. Non siamo messi bene adesso, ve lo dico sinceramente. Quello esplode, mi muore uno. E dopo esplode muore pure l'altro. Mi serve la tronco prima possibile. Spara, 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 spara. Ok. Madonna mia, potevo prendere una barcata di danni e siamo riusciti a prenderne pochissimi. Non so come, non me lo chiedete. Gigante dalle retrovie, che funziona sempre alla grande. Principessa qui, che porta via gli scheletrini. Fa il suo dovere. Poi mettiamo un golem del ghiaccio qua. Sgherri qui e strega dietro la sua di strega, in modo tale che riescano a contrastarsi. Ora un po' di danni noi li prendiamo, è inevitabile. D'altronde quelli rompono sempre le palle, i barbari. Non riusciamo ad arrivare in base sua, sai. Non c'è proprio verso. Dobbiamo fare il tutto per tutto. C'ho un'orda infinita di roba, ma non so se riusciamo ad arrivare sotto torre. È finita. Oddio, ci siamo arrivati. Senti tutti. Doppia regina che picchia, doppia principessa, scusate. Quel bombarolo ha polverizzato tutto. Però dovremmo essere riusciti a vincere, sai. Di poco, ma abbiamo vinto anche questa partita. Dai così. Certo è un bauletto carino, potreste anche darmelo, visto che vinco di continuo. Direi che per oggi può bastare qua, siamo risaliti un po', abbiamo vinto tutte e tre le partite. La prossima sfida che vedrete sul canale sarà quella del doppio Elisir. Quindi mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, condividete. Se iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Qua da Stepney è tutto. Papà Vega, sono shoppato, non ho trovato un cazzo. Ora mi devi dare altri soldi, lo sai, vero? Ha detto che mi meriterei il carbone nella carza della Befana. La carza, ma è sotto scala.